Quello che la giustizia sportiva toglierà nei prossimi giorni, 3 punti per il caso Pellecchia, il Bisceglie lo conquista in maniera preventiva battendo il Pomigliano al termine di una gara dominata per lunghi tratti dalla squadra di De Luca. Prima di diventare frizzante però, la sfida del Ventura si adegua al primo sole primaverile e solo la punizione di Zotti, deviata in calcio d'angolo da Caliendo, la vivacizza un tantino. L'episodio però è una sorta di scossa per tutti i protagonisti, visto che passano 5 minuti e Zotti sciupa una ghiotta occasione su corta respinta di Caliendo e dopo 60 secondi il Pomigliano trova il momentaneo vantaggio con il colpo di testa di Pastore su cross di Minicone. Altri 120 secondi sono sufficienti per annotare il pareggio del Bisceglie, anche questo su colpo di testa di Gambuzza che raccoglie il calcio d'angolo di Zotti. Sbloccata in tutti i sensi, la gara diventa piacevole e il Bisceglie la indirizza dalla sua parte poco dopo la mezz'ora con il sinistro vincente di Patierno. I nerazzurri sembrano padroni della partita, tanto che vicini alla terza segnatura ci vanno al termine di una triangolazione Guadalupi-Calil-Zotti, con quest'ultimo che calcia alto sulla traversa, e la trovano un minuto dopo con la Carra che in scivolata corregge in rete il diagonale di Patierno. Non sembrano esserci ostacoli per il Bisceglie, che potrebbe dilagare nella ripresa ancora con Zotti, questa volta fermato da Festa, sulla linea di porta, mentre la traversa a negare alla Carra la possibilità della doppietta personale. Il Pomigliano sembra alle corde, ma trova lo scatto per rendersi pericoloso su azione d'angolo di Panico, si salva vicino. Episodio che non scalfisce le certezze bicegliesi, anche se il risultato non viene arrotondato solo perché la buona sorte decide di negarsi anche a Patierno, conclusione al volo che si stampa sulla traversa, mentre Zotti si conferma meno brillante del solito nell'ultima occasione utile per trovare il gol, che invece viene realizzato dal Pomigliano con Marasco a 5 minuti dalla fine, senza che la squadra di De Luca si faccia imprigionare dalla paura di una possibile rimonta campana.